come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo. Tutte le mafie, Ostia ricorda Antonio, Francesca, Giovanni, Rocco, Vito, nell'anniversario della strage di Capaci. Prima di lasciare spazio all'intrattenimento musicale del bravissimo maestro Nicola Lesini, vorrei cominciare questa manifestazione leggendo una frase che è quella che a me piace di più di Giovanni Falcone. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. A me sembra che qui, in questo territorio, le nostre idee stiano camminando, le idee di Falcone stiano camminando sulle nostre gambe. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morbillo, Francesca Morbillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morbillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era... Isabella, qui sul palco. Professore Isabella da qualche mese è anche delegato del sindaco qui nel 10° municipio ed è una persona che naturalmente la mafia l'ha conosciuta, ha respirato diciamo quell'aria, ha conosciuto anche Falcone, quindi adesso ci spiegherà il motivo per cui oggi siamo qui. Buonasera, vi ringrazio tutti, sono molto emozionato a sentire la voce di Salvatore Cusimano. Da standi che arrivavano, Francesca è viva, Francesca è morta, Giovanni forse ce la fa, perché all'inizio non si capiva bene ovviamente che cosa era successo. Questa è una manifestazione che si svolge a Ostia, non è una manifestazione di Ostia ovviamente, non è una manifestazione su Ostia, però l'ho fortemente voluta qui perché questa è un po' diventato in qualche modo da qualche settimana il mio luogo di lavoro. E mi piace vedere tanta gente presente qua, tante facce per bene, tante facce pulite che hanno voglia di sentire, di ricordare, ma hanno voglia di questo momento di memoria. La memoria non è una qualcosa che ci diciamo tanto per, la memoria è qualcosa su cui noi dobbiamo costruire, su cui noi abbiamo costruito. Io come tanti altri servitori dello Stato in quel momento abbiamo avuto un grande smarrimento, paura di quello che ci aspettava, però proprio sulle idee di Falcone prima, di Borsellino poi, abbiamo provato a camminare e non c'è stata soddisfazione più grande che ci siamo presi nella nostra vita che quella di smentire il loro mentore, quel Nino Caponnetto che arrivando sul luogo della strage di Via D'Amelio aveva detto tutto finito, invece no, non era finito tutto, siamo riusciti a dare una dimostrazione che quando lo Stato vuole far sul serio, si può fare sul serio. Questa è stata la più grande soddisfazione che ci siamo presi, smentire proprio quello che era il nostro mentore, il nostro eroe, il nostro Dante Causa. È stato bellissimo questo, perché sono stati dei momenti in cui veramente lo Stato ha dato una grande dimostrazione di presenza, una grande dimostrazione di forza. Purtroppo poi c'è stato qualche momento di calo, purtroppo ogni tanto si è abbassata la guardia, ma la lotta alla mafia non può avere cali di tensione, perché le mafie sono molto pericolose, riescono a infilarsi in tutti gli spazi che lo Stato dà libero. E allora è importante creare degli argini alle mafie. E per questo, vedete, quando noi parliamo di questi 5 servitori dello Stato, perché erano 5 servitori dello Stato che sono morti, si usa la parola eroi. No, erano solo gente che faceva il loro lavoro e che è morta sul campo, dando la loro vita per il paese, per quel paese che servivano, quel paese in cui credevano. Francesca è morta anche per qualcosina di più, è morta per l'amore per il suo uomo che seguiva, che lasciava, che aveva accettato tutto quello che Giovanni Falcone l'aveva imposto, persino quello di non avere figli, perché Falcone non voleva lasciare orfani, lo sapeva perfettamente. E allora ecco, nella memoria di questi uomini che noi dobbiamo costruire, mi piace ricordare tra le tantissime frasi di Falcone una che mi ha colpito sempre.
è la frase con cui tra l'altro ho chiuso anche un mio libro che ho pubblicato qualche anno fa. Giovanni diceva: si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Ora, Roma vive un momento particolare, difficile, delicato. Io credo che nel gioco troppo grande ci siamo un po' tutti. E allora io vi chiedo, vi imploro a tutti, non lasciate soli gli uomini delle istituzioni. Non li lasciate soli, perché hanno bisogno di voi, tanto bisogno di voi. In memoria di Antonio, di Francesca, di Giovanni, di Rocco, di Vito. Grazie. Professore, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Confesso di essere molto emozionato nel prendere la parola dopo alcuni degli interventi che mi hanno preceduto. Voglio dire che quando Alfonso Sabella, insieme a Silvia De Cina, mi hanno detto che ritenevano opportuno celebrare il ricordo di Antonio, di sua moglie, dei tre uomini della scorta in un posto preciso di Roma e che questo posto doveva essere Ostia, io ho subito detto sì, con molta convinzione, e ora cercherò anche di spiegare il perché. Molti di voi non lo sanno, ma quest'uomo apparentemente umile e forse dalle sembianze anche un po' timide, Alfonso Sabella, che ha preso la parola qui davanti a voi poco fa, è la persona che dopo indagini condotte da altre e da altri ha arrestato l'assassino di Giovanni Falcone e della sua scorta. E a me quello che mi ha colpito di più è l'umanità di quest'uomo, che quando gli chiesi di venire a servire nella nostra città con un ruolo diverso e poi successivamente di aiutarci a liberare Ostia dal crimine, dall'illegalità, dal male affare, dalla mafia, mi ha raccontato quasi piangendo che non si toglierà mai dal cuore il fatto di essere arrivato qualche giorno dopo che Giovanni Brusca sciogliesse nell'acido un bambino. Ecco, noi siamo onorati di averti con noi, Alfonso. Il 23 maggio del 92 io vivevo e lavoravo negli Stati Uniti. Avevo, anche se per quel tempo era inusuale, un telefono cellulare dove ricevevo le chiamate dell'ospedale per le emergenze dei trapianti. E su quel numero, e non era mai accaduto, mi chiamò il mio amico del cuore di Roma con cui avevo studiato. Allora non c'era internet, non c'era la televisione italiana negli Stati Uniti, e mi disse quello che era accaduto. E non avrei mai immaginato che poi negli anni mi sarebbe toccato, ed è stato anche lì un grande onore, di andare a lavorare per qualche anno a Palermo e conoscere persone come Giancarlo Caselli, persone come Antonio Manganelli, che poi divenne capo della polizia, allora lì era questore, come il cardinale Pappalardo, che appunto parlava e agiva contro la mafia e che quando gli venne offerta una scorta la rifiutò perché disse: gli uomini di chiesa non viaggiano con le armi.
e capii di più di quello che accadeva in quella terra. Oggi noi qui a Roma dobbiamo fare tutto ciò che possiamo fare perché in ogni angolo ritorni la legalità e in ogni persona la speranza di un futuro nella legalità. E questo dipende da tutti noi. Dipende nel contrasto, abbiamo letto, ascoltato prima le parole lette sul fatto che Falcone sottolineasse quanto spetta alle forze dell'ordine il contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia. Però, ecco, io voglio dire qualcosa di più semplice. A tutti noi spetta una piccola parte, un piccolo dovere quotidiano nel non voltarsi dall'altro lato. E io sono felice che questa piazza questa sera sia piena di persone, però lo devo dire, non sarei onesto fino in fondo se non dicessi che l'altro giorno, quando per qualcosa che non ha a che fare con la criminalità organizzata, ma una nostra dirigente del Comune di Roma ha subito qui, mentre tornava a casa la sera e saliva in macchina, un tentativo di violenza. È riuscita a liberarsi e quando è scappata, le prime due macchine che erano nella strada, a cui chiedeva aiuto, ed erano guidate da due uomini, non si sono fermate. Si è fermata la terza, era guidata da una donna. Quelle donne come Federica e tante altre, che con il loro esempio ci indicano che ogni giorno, con la nostra determinazione, possiamo davvero cambiare le cose. Vorrei chiudere con un passaggio di un libro di Attilio, un'altra delle persone straordinarie che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni trascorsi a Palermo. E c'è un passaggio che mi ha molto colpito nel tuo Uomini soli. Un passaggio che, mentre lo rileggevo ieri, mi ha fatto ripensare anche a un'altra cosa, all'età degli uomini della scorta. Il capo scorta era il più anziano e aveva 29 anni, 29 anni. E Attilio ricorda una frase di Antonio Montinaro, e la leggo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. Io, come tutti, ho paura, ma non sono un vigliacco, altrimenti me ne sarei già andato. Le parole di Antonio sono le parole di persone normali che hanno sentimenti come noi. E ricordiamoci sempre che le persone normali e le persone per bene sono la maggioranza e alla fine vincono. Grazie.